Ebbene sì, ragazzi, ho rovinato la vita a questa persona. Ebbene sì, ragazzi, perché oggi siamo su Prank Master 3D. Come potete vedere, praticamente in poche parole, in questo gioco ci sono dei livelli e in sostanza dobbiamo fare degli scherzi a questo povero Cristo, raga, sarà sempre lui e gli dobbiamo rovinare la vita. Tipo in questo qua, in poche parole dobbiamo decidere come colorargli la faccia, se con uno spray o col dentifricio. Col dentifricio, così non si toglie velocemente. Ok, quindi glielo mettiamo praticamente sulle mani, gli facciamo paura. E ok, si sporca tutta la faccia. Ma come fa? Failed. Ma che cazzo? Ok, quindi dobbiamo scegliere praticamente. Ah, ok, era proprio colore, raga. Cioè, tutto il... in una bottiglia ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Quindi lui si sveglierà con la sveglia. Adesso si toccherà la mano che si è appena letteralmente guardato. E se la prende a male, poverino, perché giustamente abbiamo rovinato già la giornata. Il buongiorno si vede dal mattino. Attenzione, perché non è ancora finita. Possiamo anche incollargli praticamente le mani per staccare la sveglia, oppure metterci dei chiodi. Ora, visto che prima mi ha dato failed perché ci sono andato piano, a questo punto mi viene da pensare che se clicco i chiodi, muore dalla paura. Muore. Ok, come pensavo, ottimo. Raga, ma poverino, ma... Ok, dobbiamo praticamente... farlo cadere. Ok, quindi dobbiamo scegliere praticamente la colla in modo tale che lui rimane incollato nel momento in cui si alza, o sbaglio, vediamo. Ok, così non si può più muovere. Ah no, ok, semplicemente tipo si è arrabbiato ancora di più. Ok, quindi abbiamo completato il livello 1. Non si capisce come. Oh, che bello, possiamo togliere gli annunci, raga, questa è la cosa più bella del mondo. Aspettate un attimo però, perché possiamo bloccare tutte le skin a soli 5 euro. No, 6 euro, no, non ti do il doppio dei soldi. Guarda, mi dispiace, ma... Ok, annunci tolti, spero, in teoria. Sì, ok. Allora, abbiamo quindi, ragazzi, anche delle skin. Gli possiamo mettere i capelli rossi. Cioè, in realtà, non capisco per quale motivo dovremmo personalizzare una persona qui. Letteralmente facciamo dei guai. Ma vabbè, possiamo anche cambiargli la maglietta, con i soldi ovviamente che guadagniamo, come vedete lì sopra, i pantaloni e anche la faccia, che in realtà è il colore della pelle, immagino, sì, boh, non capisco blu, ma vabbè, ok. Poi possiamo anche fare gli upgrade a tutta la stanza, quindi è un gioco comunque abbastanza lungo, ora non so quanti soldi si guadagnano. Ci sono anche i bonus. Madonna, raga, ma quanti livelli ci stanno? Aiuto. Ok, vabbè. E... Ok, allora, in poche parole, raga, praticamente, appena sbagli nel livello, il livello è tipo a sessioni. Se sbagli, hai perso. Comunque, decorazioni. Allora, cos'è che dobbiamo fare? 50 kg di cemento. Penso che sia la cosa peggiore, spero, perché non può più fare nulla, giusto? Esatto. Rabbia. E gli rimane tutto distrutto lì. Mi dispiace. Cioè, non ho capito, scusami. Cioè, se l'hai scansata semplicemente dando un calcio al coso? Ma cosa vuol dire? Vabbè, mettiamoci la pittura. Ah, ok, così almeno lui non se ne accorge. E quindi tipo pittura tutta la stanza. Effettivamente è una cosa un pochettino più grave. Se gli dobbiamo rovinare la vita, è una cosa che va fatta. E infatti, poverino, sta impazzendo. Ma non è tutto. Ma non è tutto. Perché possiamo mettere praticamente... l'odore di scorreggia all'interno della cosa. E non cosa deve fare? Lo pulisce, ma... E muore dalla puzza di scorreggia. Sta per vomitare, ha sboccato. Quindi oltre alla pittura c'è pure il vomito. Dobbiamo fare... Dobbiamo praticamente mandare tutto in fumo. Quindi immagino che con un cacciavite gli cade tutto addosso, perché lui pensa che accendendolo passa l'aria. E invece no, perché ti si distrugge tutto e c'hai ancora più pitture in tutta la stanza. Ragazzi, mi dispiace, ma l'abbiamo fatto impazzire un'altra volta. Ma ancora non è tutto, perché ci sono tipo 50.000 livelli. Quindi mi dispiace, dobbiamo continuare. Dobbiamo continuare. Ok, il nostro amichetto, ragà, scriveteci voi nei commenti che nome dargli. Sta sistemando la sua bici, sta gonfiando praticamente la camera d'aria della ruota. E ok, chiaramente, vabbè, dobbiamo spaccargli tutto, perché non deve gonfiarla, quindi noi dobbiamo letteralmente rovinargli l'esistenza. Ok, spero di non aver fallito. Ma come? Ma cosa vuol dire? Scusatemi. Vabbè. Ok.
Facciamo. Cosa vuol dire? Ah, ok. Gli sostituiamo il coso e adesso salta. Beh, sì, effettivamente è un danno più potente questo qui. Si è spaccato la faccia, poveri. Io non ho capito. Pensa di potersi divertire. Mettiamogli un sasso. Così cade a terra di nuovo. Lo prende per sbaglio. Vai! Faccia spaccata. Ma non è tutto. Ma non è tutto, perché possiamo addirittura mettergli un buco nero o una bomba, chiaramente. Mo' esplode. Oppure fa una scorreggia e la spegne. Oddio. No, mi dispiace, non è così semplice. Non so come non sia morto, ma... Livello completato, ragazzi. Però voglio più... Ah, c'è un livello bonus. Ok, ragazzi, scherzo alla vecchia. Mi dispiace dirvelo, ma è così. Abbiamo cambiato soggetto per un livello. Cos'è che dobbiamo fare? Gli dobbiamo far la cacca in testa, non lo so, da qualcuno. Ah, no, ok. Ho uova. Sì, dai. Invece della palla sostituiamo, gli mettiamo un uovo. Così gli cade nella te... No, ha risolto. Ok, dobbiamo mettere la palla da bowling. Va bene, scusate. Rifacciamo. Effettivamente una palla da bowling che le cade in testa sicuramente le fa molto più male, ragazzi. Infatti, boom, stordita. Non in testa ma nella mano. Ma perché dovremmo fare dei guai a una vecchia, poverina? Perché prende una mazza? Ah, deve giocare a baseball. Ok. Possiamo mettergli una bomba nucleare? Ah sì. Raga, è bomba nucleare sia. Vediamo che succede. Ma falla esplodere, oddio. No, raga. È morta? Abbiamo ucciso una vecchia? Raga, abbiamo ucciso una vecchia. Vabbè, torniamo al nostro amichetto che sta giocando a ping pong da solo. Non capisco, sta palleggiando. E sì, chiaramente penso che la bomba sia la cosa migliore. Mi dispiace, non volevo, ma in realtà forse sì un po'. Allora, vediamo. Dobbiamo far esplodere il coso dell'acqua. Con una pinza, immagino, per svitarlo. Sì? Sì, adesso la apre che lui si vuole lavare la faccia e invece, pem, morto lì. Godo, sinceramente. Andiamo un secondo a casa, vediamo cosa possiamo comprare, tipo, non lo so, delle finestre. Ok, cioè praticamente noi, allora, gli facciamo dei dispetti, però poi ci facciamo perdonare customizzandogli la casa, capito? Cioè in realtà non è poi così male, ha senso. Vabbè, i capelli, raga, li lasciamo rossi perché sono come i miei, quindi penso che vadano bene. Cambiamo il muro, magari. Questo è carino, ma sì, dai, mettiamo questo, ormai l'abbiamo preso. Ok, andiamo avanti, e fuori, alla fermata del bus. Cosa fare? Mettere la colla, almeno così non si stacca più da lì, immagino, no? Sempre se si siede l'amico. Sì. Si è strappato. No, raga, si vedono le sue mutande. Non ho capito. Si sta nascondendo? O ti faccio fare la pipì addosso. Così la gente ti prende in giro. Raga, sono un bullo in questo video, mi vergogno. Eh già. Mi dispiace, non posso farci nulla. Andiamo avanti. Allora, ok, un secchio pieno d'acqua, classico scherzo della porta. Ah no, non pieno d'acqua, ma pieno di pittura. Attenzione. Io direi di mettere la colla sull'interruttore della luce, così almeno si... C'è la mano attaccata. Ma come failed, raga, mi è arrabbiatissimo. Dobbiamo rifare tutto da capo. Va bene. Ok, quindi con un martello non... Ah, proprio dobbiamo fargli prendere la scossa. Ma raga, poverino. Ma lo stiamo torturando a sto povero Cristo. Vabbè, alla fine è l'obiettivo del gioco. Quindi sotto un certo punto di vista, cioè per il gioco, stiamo facendo bene. Quindi andiamo avanti. Allora, livello 8. Ok, che succede? Sta guardando la TV. È il suo compleanno. Si è fatto la torta e il regalo da solo. Poverino, raga, ma sto tizio solo guai gli fanno le persone. Che succede? Che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un candelotto di dinamite al posto delle candele. La mia domanda è come fanno ad accorgersene. Ma non è tutto, perché all'interno del regalo può trovare un bel ragno. Io sinceramente, raga, mi farei la cacca addosso. Ora non so se me lo darà come fallito il livello, però non penso. Ma come, raga, ma io sarei morto probabilmente. Vabbè, rifacciamo. Vabbè, raga, sta di fatto che lo dobbiamo prendere a pugni, non si sa per quale motivo. Mi dispiace, sinceramente, io non vorrei, ma evidentemente è così. Gli abbiamo rotto
tutto gli abbiamo rotto. Il naso, gli occhi, qualsiasi cosa. Andiamo avanti. Di nuovo la vecchia. Basta, non voglio più bullizzare vecchie, perché mi sento molto più in colpa. Attenzione, ding dong, suona qualcuno. E gli mettiamo una paper bag, però in fiamme. Ma cosa dovrebbe... Oddio, un incendio. E quindi? Perché? Ok, abbiamo fatto bene. Cosa mettere sotto il tappetino? Polvere da sparo. Non so per quale motivo, ma forse si è sporcato di benzina poco fa, quindi potrebbe esplodere. Non lo so. Allora, il fatto che io l'abbia capito, o sono... O per... Cioè, raga, mi fa un po' paura. Potrei essere un assassino, ma vi giuro che non è così. Allora, a questo punto direi di mettere la carta quella trasparente, la pellicola, così lui tira dritto e cade di nuovo a terra. Mi sta sculacciando, ok, deve correre. Pam! E cade a terra. Raga, questo proprio l'abbiamo fatto da Dio. Da Dio, proprio senza sbagliarne una. L'abbiamo distrutto, poveraccio. Oh, raga, mi dispiace per lui. Siamo al computer, però. Ci sta annoiando, attenzione. Cosa succede se utilizzo il ferro da stiro sul telefono? Vibra il telefono. Ma come fanno ad accorgersene? Aia! Madonna, raga, pensate che male. Che bruciato. Oh, io non ho parole. Vabbè, dobbiamo farlo cadere. Con uno skateboard, chiaramente. Lui non lo vedrà. E per correre, cade a terra. Vediamo se è vero. Chiaro. Ma cos'è, un ninja? Allora, dobbiamo mettere tipo una... Ma è scotch, non ho capito. Non era una fisarmonica quella? Raga, non capisco. Non, veramente non capisco. Siamo al parco giochi. Cioè, questo passa dall'avere 50 anni all'averne 8, non si sa come. Ok, dobbiamo far praticamente... No, raga, gli dobbiamo bruciare il sedere. Oddio, che male. Oh mio Dio, raga, che male. Uffa, sta volando, poverino. Così impara ad andare nei giochi per bambini. Penserà, vado nella piscinetta così mi raffreddo. E invece no, perché cadendo ci saranno delle spine e tu ti pungerai ancora di più il sedere. Pam! Vai, in fiamme. Immaginatevi il dolore, raga, il dolore proprio. Mi dispiace per lui, raga, però... Nel senso, in questo gioco siamo tutti cattivi. Tutti cattivi. E se non lasciate mi piace, voi siete cattivi. E se non vi mettete il promemoria per l'1 marzo, siete ancora più cattivi. Quindi vedete che dovete fare, dato che il nostro amico qua è in palestra. Allora, dobbiamo fare strike. Quella è la palla medica. Pensa con una palla da bowling, com'è. Mo' gli spacca il petto, raga, muore. Madonna mia. Ma gli è caduta proprio nei gioielli di famiglia? Mi sa proprio di sì, raga, mi dispiace veramente per lui. E... ok, deve bere. Però possiamo cambiare l'acqua fredda ad acqua calda. Mo' prende l'acqua calda, raga, mo' poverino muore. Cioè che si è scassato, poverino. Beh, però si vede, scusami, oddio. Aia la lingua. Un drago, un drago. Per tutta la stanza si è messa a volare. Mi dispiace, raga. In realtà no, non mi dispiace per niente, però... siamo ancora in palestra. Siamo col tirapugni, qua dobbiamo spaccare il sacco. Passiamo a mettere i 50 kg di cemento all'interno del sacco, in modo tale che se gli do un pugno praticamente si rompe la mano. Vediamo se è come penso. Sì, se l'è letteralmente spaccata. Le dita ce l'ha tutte storte. Poverino, raga. Mi sentirò in colpa dopo aver fatto questo video. Che fa? Non ho capito, sta tirando i pugni e nel frattempo si guarda i TikTok. Guarda che non funziona così. Mettici una ruota sotto. Che cosa dovrebbe fare? Cioè, tipo, da un pugno e... Ma come? Raga, ha fatto la dab. Sì, perché effettivamente si è sentito, tipo, super forte con il pugno. Che quindi dobbiamo utilizzare delle molle. E non capisco, cioè, tirando un pugno, tipo, gli arriva in testa di nuovo? Gli ritorna? Ok, come pensavo. Sono tutte predictabili, comunque, queste cose. E il che, ripeto, mi fa pensare che... Ho un po' di psicomania dentro la testa, ma va bene, ragazzi, succede. Forse mi guardo troppe serie TV. Allora, dobbiamo colorargli la vita. Quindi, chiaramente, con un bel secchio di pittura. Perfetto. Mi dispiace. Verde. A me il verde non piace, però magari a lui sì. Non penso, in realtà. Però col rosso ci sta bene. Non... Devo dire che ci sta. Ok, smontiamogli la sedia, così appena torna che si lava la faccia, lui convinto che sono cose che capitano, si siede. Indovinate un po' chi cade a terra tra poco? Proprio lui. Mi dispiace amico mio, è così. Sono la persona più crudele del mondo in questo momento? Assolutamente sì. Dopo una giornataccia siamo arrivati a fare merenda. Quindi,
Cosa fare per questa bellissima ciambella? Ovviamente un po' di pepe. Almeno così se la mangia. Lui chiaramente non se ne accorge. E muore, mo diventa veramente un drago. Esatto, dalle orecchie gli esce il fuoco. Mi dispiace, si arrabbia. Beviti qualcosa, dai, beviti qualcosa. Mettiamoci un po' di Mentos, così letteralmente gli esplode la Coca-Cola in bocca mentre se la beve, vediamo. Esattamente. Raga, non gliene va una giusta. Mi dispiace, so che dirti. Guarda. Oh, guarda come sta flexando i muscoli allo specchio. Dai, fai un po' di allenamento. Dai, allenati un pochettino. Non io che sto appena smontando letteralmente questa cosa. E lui morirà probabilmente, si spaccherà la schiena. Guarda, guarda tra poco. Ulla. Ok, si è caduto. Mi dispiace. Dai, vai a caricare un po' di pesi. Assolutamente, non metterò una cosa da 100 kg e ti farò letteralmente spaccare tutti i muscoli e dovrei farti 40 mesi di ospedale. No, no, assolutamente. Vai pure, non preoccuparti, cosa vuoi che succeda? Vai, guarda, tranquillo. Lui giustamente non vede 100 kg. Le braccia gli sono morte, nella gola. Morto così. Raga, cose che capitano, che vi devo dire? Attenzione, siamo nella vasca, vestiti, non si sa come. Ma sì, dai, un po' di caldo ci sta. Non ho capito. Non sono d'accordo con questa cosa, ma va bene, dobbiamo mettere del ghiaccio. Ok, ma ci vuole un anno prima che si ghiaccia l'acqua. Ah, però è realistico, dai, ci metto un po'. Ah, no, ah, proprio si è ghiacciata l'acqua, non si può più muovere da lì. Pompieri dobbiamo chiamare. Mi dispiace. Doccia senza vetro, poi in tutta la casa allagata. Ma sì, dai, un po' di Nutella al posto dello shampoo, secondo me ci sta. Ci sta, l'olio di palma fa il suo. Vai, vai, insaponati per bene. Lo dicevo, ma... aspetta, non ho capito, raga. Cioè, si è toccati i capelli, ha visto la Nutella e se l'è mangiata. Ok, non so cosa devo, forse cos'è questa birra. Ah no, raga, gli dobbiamo colorare i capelli, mi sa. Di viola, non capisco. Forse è pittura, non lo so, ma era una bottiglia, tipo. Si è un po' arrabbiato, sta diventando Super Saiyan. Mi piacerebbe sentire le sue urla, ma purtroppo non c'è audio come in tutti i giochi che provo, raga. Non capisco per quale motivo. Ma vabbè, siamo a livello 21. Andiamo avanti con questa bella situazione. Attenzione, abbiamo uno spray. Sì, dai, un po' di aerosol. Ma com'è l'aerosol? Ma non è quello che si usa quando c'è tipo il raffreddore? O cosa succede? Ma puzza? No, mi sa di no. Vabbè, dovevamo cambiare. Ok. E each spray, io non so cosa voglia dire, sinceramente, ma va bene. Adesso solo spruzza e muore. Non lo so. Ok. Non ho capito. Ah, ok, tipo adesso tutto prurito. Va bene. Ok, utilizziamo il phon. Dai, sì, con un po' di benzina. Ma raga, ma lui come fa a non accorgersi di queste cose? Scusatemi. Dai, non ti preoccupare, asciugati i capelli, dai. Madò. No, raga, l'abbiamo reso pelato. Non ci posso credere. Dai, però doveva perdere i capelli. Ok, quel gioco che c'è a Luna Park che ti frega sempre i soldi, che ci sono dei premi assurdi ma che tu non vinci mai. Fatemi sapere se ci avete mai giocato. Io personalmente un po' di volte. Ma vabbè. E... un boomerang. Mo lo tira, gli ritorna e gli spacca la faccia, immagino. Già. Già, ragazzi. Proprio quello che speravamo. Forse, non lo so. Forse solo io lo speravo, non lo so. Madonna, è svenuto, raga. Serve un gatto? Cosa ci fa un gatto qua? Scusatemi. Ma... ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.